Infatti, nello scorso episodio, Rivet ha scoperto che è Kit che gli ha distrutto il braccio, in poche parole, perché l'imperatore ha vinto, dato che Clank ha recuperato la mappa dimensionale, ma l'imperatore Nefarious stava lì dietro. Quindi adesso troviamo gli altri, che qui è Vicheron. Ok, e abbiamo anche dei bolt d'oro qui, che ormai li sappiamo dove si trovano, dato che è molto semplice, dato che abbiamo trovato la mappa del tesoro. Detto ciò, andiamo avanti, spediti. Sì, possiamo. Sapete che c'è? Vado un attimo indietro, recupero il raritarium e poi ritorno qui. Ok, fatto. Allora, dobbiamo stare molto attenti, sinceramente, perché il bolt d'oro si trova qui già nelle vicinanze e andiamo direttamente subito a prenderlo senza alcun indugio. Ok, Miss Zurkon, per caso c'è delle nuove cose? No. Ma possiamo potenziare finalmente un bel po' di cose. Ok, dovremmo andare da quell'altra parte perché c'è il bolto d'oro, quindi cerchiamo di farlo il più velocemente possibile. Quindi, let's go. Magari facciamo così. E poi facciamo così. Vai. Dato che l'abbiamo potenziato e non si è manco accorta di noi, magari possiamo fare grandi cose. Detto ciò, let's go. Già vedo il bolto d'oro, quindi molto bene. E vai. Vi consiglio quindi vivamente di iscrivervi al canale se non volete perdere nessuna cosa, nessun video con tutti i trucchi e i segreti, ovviamente. Dovremmo intanto andare sempre di qua, quindi questo non era neanche un problema. E dovete prendere assolutamente la mappa del tesoro della missione secondaria per ottenere appunto queste informazioni molto importanti, dove si trovano i bolt d'oro. Però, dato che si trova alla fine della storia, è un po' scomodo. Ormai ci mancano gli ultimi due bolt d'oro. Uno si trova qua e l'altro si trova qua. Mamma mia, ma quanto è grande questa mappa. Dobbiamo farlo più in fretta possibile. Detto ciò, andiamo da questa parte. Sblocchiamo il terminal, che si poteva sbloccare anche di là, però noi lo sblocchiamo di qua. Vai, let's go Rivet. Tu che sei un genio, lo puoi fare. Allora, sarei tentato a sbloccarlo da quella parte, tanto che dobbiamo andare per forza, mi sa, di là e fare così. Ok, quindi uno e due. Ma è veramente così semplice? Niente allarmi. È ora di entrare in quel processo. Vai. Per salvare Ratchet, Clank e anche Kit. Lo so, Kit ci ha deluso, ma poverina, cioè, voleva semplicemente salvare la situation. Ok, siamo giunti qua. Fra poco ci abbiamo anche l'infobot. E io direi, meno male. Non venire da questa parte, ti prego. Facciamo così. Non ci ha scoperto? O ci ha scoperto? Sì, ci ha scoperti. Quindi siamo nei guai, in un certo senso, a lui così. Però questa non mi deve creare tanti problemi. L'abbiamo potenziato, meno male, quindi non ci abbiamo tanti problemi. Ma se io non ho le munizioni, sì, a questo punto abbiamo diversi problemi. Allora, facciamo. Se sto qui, come fai? Bubu. Ok, non gli abbiamo fatto praticamente niente. E due, fatto. Ok, non è stato difficile sconfiggerlo, ma perché ormai siamo troppo OP. Si dovrebbe trovare qui, per l'appunto, sia Kit che l'Infobot che tutti quanti. E andiamo. Let's go, è giunto il momento.
Bollicina? Ma Bollicina perché sta qui? Ma poi Bollicina non era la stessa cosa di dell'era glaciale, adesso che ci penso? Mamma mia. Ok, let's go. Bollicina, aiutami, ti prego. Ok, facciamo così, va. Ok, let's go. Allora, siamo nei condotti di ventilazione, come sempre. I condotti di ventilazione aiutano un botto. E se andiamo di qua, vedo della luce strana. Non è che è un bolto d'oro? Non credo, in realtà. Però noi prendiamo tutto il possibile. Qui non possiamo andarci, quindi andiamo dall'altra parte e let's go. Allora, dobbiamo stare pure attenti. Eh no, è un labirinto. Oh mamma mia. Ok, non voglio andare da questa parte, ma voglio andare sinceramente qua prima, per vedere cosa c'è. Magari l'info box che si trova qui. Esatto, l'avevo presupposto che si trovava nei condotti di ventilazione. E abbiamo trovato il penultimo info box. Mi manca l'ultimo veramente. Dovremmo andare di qua? Non lo so. Voglio prima analizzare per bene quello che voleva dirci qui. Quindi let's go. Ok, ma non vedo Reshet, quindi sbloccheremo prima Clank, poi Kit e poi Reshet, presumo. Quindi let's go. Dove siete, ragazzi? Per favore, non fate nomi. Voi state zitti e buoni. Ok, io voglio fare un attimo stealth. Che poi è impossibile farlo stealth. Rivet, stanno per incenerire il tuo amico robot. Rivet? Sono qui, Latina. Allora, magari se non dici il mio nome sarebbe meglio, dato che non voglio farmi scoprire. Però facciamo così e let's go. Tanto non ci importa. E abbiamo salvato Clank, meno male, insieme a Phantom e tutti gli altri. Se serve aiuto, occupati di loro. Esatto. Grazie. Grazie, Phantom. Qui ci pensiamo noi. Quantum, grazie anche. E let's go. Sono preoccupata. Oh. Ti lascerei riposare, ma non c'è tempo. Ok, let's go. Presto. Grazie. Uno, due. Parlavano della sezione. Vai. Di massima sicurezza. Ok, però non mi interessa. Lattina, per favore, state buona. Possiamo liberare anche gli altri, magari così facendo. Oh, ciao. Quanto ti ho odiato. Ok, perfetto. Andiamo avanti e let's go. Dobbiamo salvare anche gli altri. Gli altri? Ah, stanno qui? Perfetto. Let's go. Vai. Ok, raga. No. E mo? Dobbiamo salvare tutti quanti. Un po' di parole. E tu, via. E tu non mi avrai. Neanche tu. Neanche tu. Ok, ci abbiamo 100 munizioni del bombardiere. Buono. Che le utilizzeremo tipo immediatamente. No, questo è un altro. Però va bene, dai. Sì, sta bene comunque. Ah, facciamo pure così. E let's go. Dovremmo andare a salvare gli altri in teoria. Come facciamo? Non lo so minimamente. Quindi adesso andremo a tentoni. Quindi ok. Ok, da questa parte, pure da questa parte. E qui c'è il bolto d'oro, quindi prendiamolo. Ok, abbiamo trovato anche il penultimo bolto d'oro, se non erro. Esatto, e ora ci manca soltanto un infobot e un bolto d'oro. Come facciamo a raggiungere l'altra sponda? Non lo so minimamente. Andiamo. E dobbiamo fare tante cose. Ok,
abbiamo fatto questo primo passo. Anche se penso che in realtà era sbagliato, quindi let's go. Il centro di trasferimento. No, in realtà abbiamo fatto bene. Dobbiamo trovare la cella di Recet e Key. Ok, non c'è nessun problema. D'altronde, giusto? Non mi stanno neanche troppo osservando. Ok, allora. Vai. Vai. Magari facendo così e facendo così risolviamo un po' di cose. E poi così anche. Ah, mamma mia, quanto è difficile sta cosa. Let's go. Ok, ok. Ti prego. Buzz lame. Magari ci salvano un pochettino. Tu. Buono. Le lame sono così primitive. E allora perché ti sei fatta sconfiggere da delle lame? Allora, vorrei andare tanto qua. Che devo andarci effettivamente per fare un po' di macello. Ok, però buono. Allora, vai. Sono un po' stancato di tutto quanto. Stanno lì, quindi non dobbiamo per forza di cose andarci. Prima facciamo un po'. Come mi sono salvato non lo so. Andiamo a raccogliere della rarità prima. Ok, perfetto. Ok, perfettissimo. Ormai siamo talmente potenti che comunque i nemici ci fanno un baffo. Detto ciò, facciamo così e poi così. Ok. Allora, no, perché... Ok. Recet e Kit verranno trasferiti a momenti. Sì, lo so, lattina. Ok, vai. Allora, posso usare il decapitatore? Sì. E allora, vai. 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 Ok. Poi, quanto. Quanto, 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 quanto. Poi. Così. E poi così. Vai. Così. Magari. Let's go. Oh, per fortuna ci stanno i miei sghiaffi. Anche. E praticamente l'abbiamo quasi sconfitto. Vai. Quindi. Let's go. Vai, 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 vai. Ti prego, uso le armi più forti che ho perché sennò sono guai. Faccio un attimo così. Poi faccio così. E l'abbiamo sconfitto. Oh sì. Allora, Recet, sto arrivando un attimo. Non è giusto. Ok, mi devo agganciare a quella navicella. Perfetto. Esatto. Ho i miei metodi. State bene? Ok. Siamo bene. Cercavamo di evadere. Mamma mia. In qualche modo. È impossibile evadere da questa prigione. Quindi, meno male che sono venuta io a salvarvi. Però, mamma mia, quanto è brutto così stare attaccati all'esterno. Preferisco essere catturata anch'io dall'interno. Sarete terrorizzata. Esatto. Segui la cella. Sì, lo so che la devo seguire, ma un attimo, per favore. Kit è la guerra bot responsabile del mio braccio. Esatto. L'avevi scoperta adesso? Comunque, il problema era questo. Allora, come faccio? Penso che dovremmo attivare quello. No. Ok, eccoci. Ok. Let's go. Ormai da mo che l'ho persa di vista. Quindi stiamo belli che attenti, cioè. Ok. Penso che la cosa più ideale
sarebbe innanzitutto fare così e così. Ok, perfetto. Almeno quello non è più un problema. Poi fare così e così. Quindi perfetto. E mannaggia, ma potevi avvisarmi, Clank, per favore? No, sta lì la cella, l'abbiamo vista. Quindi sotto questo aspetto siamo fortunati. E let's go, possiamo andare. Eccoci. Temevo che non ce l'avresti fatta. Ce la faremo sempre per voi, ragazzi. Ok. I comandi sono nell'ufficio direttivo. Come dobbiamo salvarli? Al processare? A quanto pare è tutta colpa di... Che emozioni! Esatto. Potrà arricchire la tua collezione di dissidenti. A fine turno potremo festeggiare offrendoci per gli straordinari. Ok, devo semplicemente disattivarlo, giusto? Ok, un po' complicato, ma ce la faremo. Sono lieto di polverizzarmi. Non venite qui. Oh sì, vandate cagnacci. Ok, io nel frattempo faccio questo. Che non serve a niente, pensavo che si trovasse qua. Ok, perfetto. Miss Zurkon, non c'è nient'altro che tu mi puoi offrire, per favore? A parte un po' di potenziamenti. Allora, siamo quasi giunti al termine. Guarda, qui mi serviva appunto per potenziare al massimo una delle mie cose preferite, ovvero questo, perché me ne mancava una. Ok, livello 100. Allora, cosa dobbiamo fare essenzialmente? Innanzitutto qui si trova un bolto d'oro che tipo si trova lì e non so come mi hanno fatto scoprire. Poi, a quanto pare, qui c'è una fattura, quindi andiamo, prendiamo tutto quanto per le ultime armature, in teoria. C'è qualche modo? No. Dobbiamo per forza fare così. Ok, 3, 2, 1, let's go. Posso andare direttamente con lo scarafoide da qualche parte? Sì. Let's go. Posso spiaccicarmi? Lui si spiaccica e io vado tranquillamente. Scarafoide, per favore, let's go. Allora, no, ho sbagliato. Ci vediamo direttamente qui. Allora, forse si può fare in una maniera molto alternativa, ovvero questo isolotto. Puoi fare così. Mannaggia, ci provo. Lo faccio in maniera molto alternativa solamente per voi. Ok, l'ho fatto in maniera molto alternativa, senza fare tutto il coso. Ho cittato? Sì. Mi importa? No. Voglio semplicemente finire al più presto tutto quanto. Voglio vedere, ho preso tutto quanto che c'era da prendere qui? No, mi manca ancora un pezzo di armatura e due pezzi di armatura e tanta altra roba. Quindi, let's go. Lo sapevo che qui c'era il coso, quindi. Ok, andiamo da questa parte e cerchiamo di risolverla il prima possibile, dato che dobbiamo salvare sia Clank che Kit. Quindi, let's go. Vai. La mia resistenza cosa? Cucciolo. Saliamo su queste piattaforme per avvicinarci. Poi vedremo. Sì, ok, perfetto. Bel volo da qui. Ok, facciamo così per poi fare così.
Avrei dovuto prevedere le conseguenze. Fare così e let's go. Praticamente stiamo facendo qualcosa di incredibile, secondo me. In questo momento, uno e due. Ma so che voglio salvare. Ok, il problema è, di preciso, dov'è il bolto d'oro? Entriamo nel portello di accesso. Siamo quasi. Ok, devo andare lì. Quindi io, c'è qualche modo? Secondo me sì. Comodo? No. Però proviamo ad andare di qua e seguire questa strada. Ok, quindi let's go. No. Un attimo che prendo il bolto d'oro e ci vediamo direttamente qui. Ho tentato in tutti i modi di prendere il bolto d'oro in questa cosa strana. Non ci ho pensato minimamente prima, quindi conviene prima fare questo e poi andare. Prego, non farmi del male. Io seguo solo gli ordini dell'imperatore. Sì, purtroppo ti voglio far male perché tu sei una cattiva ragazza. Dato che sì, esegui gli ordini dei cosi, però l'hai voluto tu. Quindi attento a te, eh. Vabbè, apriamo tutto quanto. In teoria avremo finito quest'oggi, ma c'è lockdown. Ok, quindi abbiamo disattivato completamente tutte le difese. Questo mi vorresti dire? Ok. Sto deviando la corrente al settore VIP. Ok. Ratchet nel settore VIP, vero? Sì. Ok. Siamo praticamente fregati. Noi domani andremo nel settore VIP. Siete pronti? Let's go.